Salve a tutti e ben ritrovati ad un nuovo unboxing da parte di extremehardware.com. Quest'oggi andremo ad effettuare l'unboxing di un prodotto di un brand che finora non abbiamo avuto modo di recensire nel dettaglio. Stiamo parlando del brand svedese Extrafy. Quest'oggi abbiamo avuto modo di ricevere ed effettuare l'unboxing dell'Extrafy MZ1 RGB, l'ultimo mouse da gaming realizzato in collaborazione anche con lo youtuber e in primis pro player ventennale Rocket Jump Ninja, il cui nome è Z ed è australiano, come possiamo osservare anche dal logo riportato nella parte frontale della confezione, dove troviamo anche il logo del brand, il modello del mouse dotato di illuminazione RGB e dotato di un cavo EasyCord Pro, sempre rivestito in treccio di tessuto. Oltre ovviamente a trovare l'immagine illustrativa del mouse che ci mostra già l'illuminazione RGB a due zone. Una presente nel dorso dove possiamo intravedere già anche la scritta del brand Extrafy e la seconda zona di illuminazione che comprende anche la rotellina relativa alla parte frontale del mouse. Nel retro della confezione troviamo ulteriori due immagini illustrative del mouse e le relative dimensioni del mouse. Troviamo infine Winning Ingredients, che sarebbero principalmente le specifiche. Tra le specifiche troviamo un sensore ottico PixArt 3389 da 16.000 dpi, l'adozione non classica di Switch Kyle GM 8.0 rispetto ai classici Omron. Infine il mouse ha un peso di 56 grammi. Come possiamo vedere già dalle immagini illustrative della confezione, è un mouse abbastanza particolare per quanto riguarda forma e dimensioni. All'interno della confezione troveremo una sorta di busta contenente i ringraziamenti da parte anche di Z per aver acquistato questo mouse, una quick start guide relativa alle principali funzioni che potremo sfruttare direttamente dal mouse stesso. A seguire troviamo anche un adesivo della brand Extrafy ed un set di mousefit di ricambio. Per concludere, troviamo infine il mouse che è l'Extrafy MZ1 RGB. Come possiamo osservare, la sua forma è davvero particolare, è un mouse attualmente in commercio davvero unico. Le dimensioni sono estremamente compatte, la forma e soprattutto l'altezza rende l'utilizzo di questo mouse ideale per utenti claw grip oppure fingertip, anche perché è un mouse abbastanza lungo, oltre che schiacciato nella parte avanzata, dove troviamo anche delle scanalature, come possiamo vedere in controluce, per quanto riguarda i due tasti principali. È un mouse da 56 grammi, come abbiamo già detto. Ha una scocca non interamente forata, ma comunque dotata dei classici fori per ridurre al minimo il peso. Nel dorso possiamo osservare quindi questo set di fori. All'interno della scocca troviamo una sorta di display che ci mostrerà la scritta del brand Extrafy. A seguire troviamo un bottone che, a dispetto di quello che si può pensare, non è per il cambio di DPI, ma lo vedremo a brevissimo a cosa serve. Due tasti principali che sono dati di Switch Kyle GM 8.0, i quali restituiscono un feedback tattile davvero particolare, come possiamo sentire anche adesso. Infine troviamo una rotellina di tipo cliccabile, dotata anche di retroilluminazione RGB, la quale, come abbiamo già visto e detto, è presente in due zone del mouse, quella posteriore e quella avanzata frontale. Possiamo anche intravedere questo inserto in plastica semilucida e spostandoci nel lato di sinistra troviamo ulteriori fori, una sorta di scanalatura per poggiare il pollice e ottimizzare la presa sul mouse, che come abbiamo già detto è ideale per utenti con una presa di tipo claw grip o fingertip. Troviamo due tasti laterali, anche questi con un buon feedback. Nel lato di sinistra non troviamo alcun tasto, ma troviamo restanti fori sempre per ridurre il peso complessivo del mouse. Spostandoci nel lato frontale possiamo osservare la simmetria e il design di questo mouse. E spostandoci nel lato inferiore troviamo tre mousefit classici in Teflon PTFE,
due quasi di forma triangolare nella parte inferiore e uno di forma quasi ovale nella parte superiore. Troviamo centralmente il sensore che è un PixArt 3389 da 16.000 dpi e come possiamo vedere un po' più da vicino troviamo la scritta Extra Fly e Good Luck Have Fun, quindi è un mouse sicuramente destinato ai videogiocatori. Troviamo nella parte sinistra il tasto per il cambio di dpi, che avverrà in concomitanza con il tasto, che questo diciamo è un tasto di accettazione e conferma delle impostazioni. E infine troviamo anche un tasto che ci permetterà di switchare nelle varie modalità di personalizzazione, quindi RGB, il polling rate, il lift off distance, F11 per altre impostazioni avanzate. Quindi spiegandolo meglio, posizionando il tasto in posizione RGB con i tasti principali e quelli laterali, potremo gestire gli effetti di illuminazione RGB e di intensità dell'illuminazione con i tasti laterali. Spostando il tasto in posizione polling rate con il tasto centrale che abbiamo visto prima, ci permetterà di spostare e di impostare il polling rate dai classici 125 Hz fino ai classici 1000 Hz. A seguire troviamo il lift off distance, quindi la distanza per cui il sensore smette di tracciare, disponibile in due impostazioni, 1,5 mm e 3 mm, sempre impostandolo con il tasto superiore. Ed infine il tasto in modalità F11. Troviamo un cavo rivestito in treccio di tessuto EasyCord Pro, molto flessibile, ed infine un cavo, scusate, connettore USB placcato oro, e anche nella copertura in plastica troviamo la serigrafia Extrafy. Con questo rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com, che troverete giù in descrizione, dove troverete ovviamente immagini dettagliate, test, considerazioni e conclusioni riguardo questo mouse sviluppato in collaborazione con un pro player ventennale dei giochi FPS. E vi invitiamo a lasciare un like a questo video, ci vediamo al prossimo video unboxing e un saluto da tutto lo staff.